Voce ora agli organizzatori dell'evento di ieri sera con il coordinatore federale del Movimento Giovani Padani, Matteo Mognaschi. Matteo Mognaschi, che è il segretario, vice segretario federale e anche il segretario federale dei Giovani Padani. Ne ho letto, fra l'altro, oggi avete organizzato qui sul Lago di Como questo incontro con un movimento fiammingo dei Vlaams Belang. Perché avete organizzato questo incontro? Ma noi siamo grati a loro per averci invitato in questa loro scuola politica estiva che appunto si teneva qui e quindi insomma anche per saldare questo gemellaggio, questa fratellanza che va avanti da diverso tempo. Questo partito fiammingo che appunto vuole l'indipendenza delle Fiandre è molto vicino anche al nostro sentire comune insomma, per quel che riguarda l'Europa dei popoli, contro questa Europa delle banche dei poteri forti, contro l'islamizzazione appunto dell'Europa e quindi insomma sono due partiti simili, insomma analoghi, che hanno molte tematiche in comune, sicuramente la visione di un'Europa dei popoli e non più degli stati nazionali. Quindi una bella occasione anche insomma fra il politico e il ludico, il conviviale, perché insomma ci sarà anche modo di conoscersi e speriamo che non sia l'unica volta, perché sicuramente ci sarà un'altra occasione per vederci. Momento di confronto, che tipo di contatto però ci potrebbe essere dal punto di vista organizzativo di qualche iniziativa intrapresa insieme, magari anche ad altri giovani europei? Ma stiamo entrando nell'anno delle elezioni europee e sicuramente nei prossimi mesi ci sarà modo di organizzare anche delle iniziative comuni, magari in quel di Strasburgo, proprio per sottolineare questa alleanza strategica fra movimenti simili. Il messaggio che volete far partire da oggi, da qui, qual è? Un'Europa dei popoli più vicina alla gente, più vicina alle comunità locali, più vicina alle autonomie e anche basata sull'identità che sono la nostra storia, perché senza storia non ci sarà futuro.